Abbiamo il piacere di ospitare nella nostra scuola, e forse come una tradizione in qualche modo, perché negli anni passati abbiamo avuto Nedo Fiano alcuni anni fa, poi abbiamo avuto Terracina, vi ricordate quando io stesso ero in comune, insomma abbiamo avuto delle testimonianze per questa collaborazione che sempre si è creata con il comune di Nardò in occasione della giornata della memoria. Quest'anno siamo davvero fortunati ad avere con noi Ugo Foà, va un applauso in questo momento. Un ebreo che vive a Roma e che ha vissuto quei momenti terribili che noi un po' in parte, soprattutto noi studenti, leggere sui testi oppure andiamo a rivedere nei film o in televisione o sui mezzi di comunicazione in genere. Un conto, dico sempre io, è leggerle quelle cose, un conto è farsene raccontare da chi le ha vissute personalmente. E la nostra scuola, quello che vedete, si trova qui non casualmente, ma questa piccolissima scenografia, lo dicevo prima al professor Foà, perché la nostra scuola vanta una lunga tradizione teatrale e proprio in questi giorni stiamo portando uno spettacolo dal titolo Per non dimenticare. Questa sera, come sapete, saremo con i ragazzi della compagnia al Teatro Comunale. Non solo, ma dicevo, già negli anni passati abbiamo tanto lavorato su questo tema. E perché? Perché siamo convinti, io stesso, sapete quanto nelle classi, quando arriva questo momento, ma anche sempre in ogni occasione, e vi cerco di dire sempre qualcosa su questo tema così delicato e così anche assai complesso. Noi siamo convinti di una cosa, che la memoria è fondamentale per le prossime generazioni. Solo chi non ha ricordo di quello che accade poi si può dimenticare. Ma la memoria, che per noi forse è ancora legata a questo concetto di memoria, quando noi stessi un po' cristiani abbiamo preso questo bellissimo concetto dalla cultura ebraica, giudaica, che è quello della memoria come attualizzazione, cioè la memoria come non qualcosa che è accaduto, ma qualcosa che anche bisogna far sì in questo caso che non accada mai più. Bene, noi cominceremo solo con 2 minuti prima di dare la parola, se ce lo consente il professore, con un piccolissimo brano che questa sera porteremo in teatro. E ovviamente non è semplice staccare questa parte, che vi dico subito, lo dico ai ragazzi, è molto forte. È forte anche nel linguaggio a un certo punto, quindi inviterei, perché per voi è facile, e come devo dire, slegarla dal contesto, magari avere una reazione opposta a quella che si dovrebbe avere. Io non voglio correre questo rischio. Cerchiamo di in qualche modo inquadrarla, quindi io invito, credo che sia qui, anche perché non stiamo ancora passando la parte, invito Giulia e vi posso assicurare che senza la musica e senza tutto il contesto, per Giulia fare questo, la vostra compagna, non è una cosa semplice, quindi vi prego davvero, e ripeto, ci sarà un momento in cui è anche forte. Io gli do il microfono, sebbene vedete con l'eco è brutto, qui c'è un buco in questa vostra palestra, purtroppo. Cerchiamo un attimo di entrare anche noi in un clima, in un ambiente, per poter meglio recepire questo messaggio. Noi non potremmo mai, io lo dico stasera a teatro, noi dovremmo soltanto così immaginare, cercare di immaginare qualcosa e di entrare. Per noi è impossibile, solo chi ha vissuto. L'abbiamo visto in questi giorni, le immagini ieri in televisione, no? Quanto è passato, anche stesso film di Benigni, ma solo chi ha vissuto quei momenti può veramente raccontarci. Meglio senza, prova.
sente? È un'esperienza ovviamente tratta da una delle dichiarazioni o delle esperienze che sono successe ad Auschwitz. Siccome io farò anche l'attore questa sera, quindi aspetta anche a me fare questa piccolissima domanda. Cerchiamo di non dare le spalle da una parte dell'altra. Se fate silenzio forse ci riusciamo, secondo me. Mi attirarono. Attirarono fuori dalla baracca. Compromesse. Compromesse di cioccolata. E parole come tesoro. Le altre donne sapevano. E ancora prima di udire i rumori là fuori, mi chiamarono puttana! Puttana dei soldati! Anch'io sapevo. Ma la fame ha un modo tutto suo di cambiarti e di farti dimenticare chi sei. Buffo, come possa esserci speranza nella disperazione. Gettarono la cioccolata in terra e risero. E desideravo da impazzire. E il sapore fu di fango. Vidi enormi stivali neri e il terreno così fangoso da far sprofondare il mio corpo. Tirai su il mio abito da prigioniera ed allargai le gambe. Sapevo che non avrei potuto più resistere. Questo corpo non è più mio, questa fame! Finalmente non c'è più motivo di lottare. Mi domando solo se il loro desiderio di me non fosse altro che una brama di morte. Fottere una donna calva che era solo pelle e ossa, la cui unica salvezza era una zuppa acquosa per cena, una fetta di pane raffermo. E forse se i soldati l'avessero di nuovo voluta, questa volta un pezzo di cioccolata vera. Non solo dei professionisti, sono solo dei ragazzi che comunque abbiamo cercato. E intanto saluto la scuola, che i ragazzi di quale scuola, perché entrando del liceo non sento. Liceo artistico, benissimo, che sono arrivati in questo momento. Cedo subito la parola al vice sindaco e Carlo Fabio. Grazie professore, vi chiedo scusa sin da subito se dopo dovrò lasciarvi, perché mi devo recare in prefettura, che c'è una conferenza stampa con Sua Eccellenza il prefetto e con altri rappresentanti del Comitato Interprovinciale per la Cultura, perché stiamo facendo una conferenza stampa per l'importantissima iniziativa che sarà celebrata mercoledì 30, dopodomani a Nardone, nel nostro teatro comunale, perché il prefetto per la prima volta nella storia della nostra città verrà a Nardone e consegnerà 12 medaglie d'oro a ex combattenti e deportati della provincia, e lo farà nella nostra città. È un evento di grande importanza. E questa è la prova di quanto Nardò sia importante in occasioni così solenni che stiamo celebrando. Un saluto e un ringraziamento particolare al professore Ugo Foà, un fortunato testimone del periodo nazista. Ci racconterà lui come l'ha fatto ieri sera nella chiesa di Santa Maria Bagno, in venita di gente dopo la bellissima fiaccolata che abbiamo fatto. Ci racconterà delle sue vicende personali che ha vissuto in quel
contesto storico durante quella ferocia a cui hanno assistito migliaia e migliaia di ebrei. Il professore, oggi lei si trova di fronte a degli alunni, ad una scuola che, devo essere onesto, sono stati sempre molto sensibili, attenti alla Shoah, e non l'hanno fatto soltanto come spettatori, ma sono stati insieme ai dirigenti, al loro dirigente, ai loro docenti, al professore Russo in particolare, attori e protagonisti di quello che deve essere la memoria. Perché vedete, queste giornate, l'inaugurazione che l'amministrazione di Nardò, intesa al sindaco Marcello Risi, abbiamo fatto venerdì con l'inaugurazione dei nuovi ambienti che hanno completato il Museo della Memoria in Santa dell'Accoglienza in Santa Maria al Bagno, che invito tutti voi e le vostre famiglie a visitare. Vi invito veramente, perché è importante andare a visitare. Non è stata una retorica celebrazione, solo per dire guardiamo i tre murales, che già di per sé rappresentano un grande valore, perché siamo gli unici, quantomeno in Italia, ma forse possiamo dire anche nel mondo, ad avere tre murales che testimoniano il passaggio dei propri ebrei in un campo di transito di Santa Maria al Bagno, e che testimoniano che cosa? Testimoniano la speranza di vedere il loro paese di Israele unito, e soprattutto la speranza di vita, di un mondo migliore. E allora, professore, alle cose che ieri sera ci ha raccontato, toccanti, alle cose che la storia ci racconta, degli orrori che sono stati vissuti, noi Nardò, i nostri concittadini che ci hanno preceduti, qui abbiamo Vittorio Perrone che ci segue in tutte queste iniziative, a cui facciamo un grande applauso, perché è testimone di quella bellissima pagina di storia che Nardò ha vissuto. A quelle pagine di storia tristi, di follia, Nardò invece aggiunge una pagina di storia bella, perché come lei stesso, professore, lei ha potuto vedere nel campo di transito di Santa Maria Bagno tutti i profughi che sono arrivati, scappati dall'eccidio nazista, hanno ritrovato la forza di ricominciare a sperare. Mentre Giulia, che la ringrazio per questi brevissimi minuti toccanti che ci ha regalato e che vedremo stasera, guardavo gli occhi di ognuno di voi e provavo ad immaginare, non è facile, come diceva il professore Russo, non è facile immaginare gli orrori che molti giovani come voi, ebrei, anziani, disabili, omosessuali, hanno vissuto in quell'epoca. Guardavo gli occhi vostri e pensavo che cosa c'era nel loro sguardo quando lei recitava, che cosa c'era nel loro sguardo sapendo che molti dei loro familiari venivano trucidati, venivano portati nei forni crematori. Solo una follia inaudita poteva portare a queste cose. E allora ecco perché tutti quanti abbiamo il dovere di ricordare per non dimenticare. Ricordare per non dimenticare. Ed ecco perché il professore Ugo Foà, come altri pochi testimoni di quell'epoca, nonostante la veneranda età, perché come potete vedere non è un ragazzo di 20 anni, ma è come se ne avesse 18, perché da Roma ha preso il treno ed è venuto appositamente per testimoniare quello che si porta nel cuore. Ma lui non ci vuole raccontare l'odio,
sicuramente la testimonianza di quei momenti terribili, ma lui vuole passare a voi un testimone di speranza, perché ciò che è accaduto non accadrà mai più. E come ognuno di voi, ognuno di noi può essere testimone, può portare avanti questo, soltanto se noi facciamo nostro, e dobbiamo farlo, quello che invece i nostri concittadini ci hanno lasciato sul nostro lembo di terra di Santa Maria al Magno: accoglienza, solidarietà e tolleranza. Guardate, non sono parole o valori vuoti, né dobbiamo dare per scontato che queste cose sono facili da salvaguardare, da tutelare, perché se qualcuno di voi ha sentito la televisione, ha letto i giornali, 3 giorni fa a Napoli, professore, a Napoli, 7 balordi giovani hanno tentato di stuprare una ragazza ebrea. Nelle loro intercettazioni si diceva: è stata aperta da un ebreo una nuova pasticceria, dobbiamo mettere un ordigno. Quindi, come potete vedere, non dobbiamo mai abbassare la guardia, perché la democrazia che noi oggi stiamo vivendo è frutto di sangue versato da chi oggi ci ha regalato questa bellissima convivenza. E allora io dico sempre: la pace, la solidarietà, la tolleranza rimane sempre un piccolo germoglio che però è sottoposto a tante intemperie, al freddo, al caldo, alla sua tenera età. E allora noi dobbiamo diventare difensori di questo germoglio, e dobbiamo sempre avere alta la guardia. E io so che cosa avete fatto, lo fate con cuore, perché non è una semplice rappresentazione quella che faremo e che farete stasera. Ma io sono convinto che ognuno di voi, nel vostro cuore, c'è forte il desiderio di far sì che, a partire dalla nostra città, ma in tutto il paese, nel mondo, ci siano solo sentimenti di pace, mai sentimenti di odio, mai sentimenti di intolleranza. E questo è l'auspicio che noi amministratori, in questi giorni, con le iniziative che stiamo promuovendo, vogliamo passarvi questo messaggio. E io sono sicuro che ne sarete grandi testimoni. Grazie. Invitarvi a fare massimo silenzio, perché, come vedete, fatto appositamente, viene pesando, nonostante ci sia l'amplificazione, però è proprio l'acustica della palestra che non è buona, c'è bisogno di un po' più di tempo perché la parola, quindi massimo silenzio. E invito a fare tanta attenzione, anche se poi probabilmente, forse, sollecitati un po' da quello che dirà il professore, possono esserci delle domande a seguire, questa sarebbe la cosa più bella. Prego, sentiamo il nostro. Grazie a tutti, e vi assicuro che sto vivendo un momento molto bello. Io non ero mai stato a Naldò, Santa Maria, e non sapevo neanche questa storia così bella. Non sapevo che da qui, da Santa Maria, da Naldò, un gruppo di disperati, perché tali erano quelli che si trovavano qui negli anni della guerra, subito dopo la guerra, 45-46, ritrovò la speranza di vivere, la voglia di vivere e di ricostruirsi un futuro. La mia storia è un po' diversa. Io tra l'altro mi considero un ebreo fortunato, perché essere ebrei negli anni 1940 era un grosso pericolo, e non per nulla dei 10 milioni di ebrei che vivevano in Europa negli anni prima della guerra, negli anni 1938,
1936-37, 6 milioni sono stati sterminati nei campi di sterminio. E assieme a questi 6 milioni di ebrei sono sterminati anche 5 milioni di non ebrei, colpevoli solo di essere disabili, di essere testimoni di Geova, di essere gay, di essere, di avere così una diversità. La mia storia è più fortunata, perché intanto sono qui, potevene parlare anche dopo tanti anni, e forse anzi qualcuno si potrà anche, si sarà anche domandato, ma in fondo perché questo vecchio signore si muove da Roma e viene a Naldò per raccontarci cose avvenute 75 anni fa. Ebbene, io invece vi dico che sono venuto convinto, così come vado convinto in tutti i posti dove vengo invitato, dove veniamo invitati noi testimoni di quell'epoca, perché siamo convinti che sia necessario raccontare a voi giovani quello che è successo 75 anni fa. Perché il razzismo è un male tremendo, è un male contagioso, è un male pericoloso. Purtroppo ancora oggi si verificano anche nel nostro paese, nella nostra bellissima e civilissima Italia, episodi di razzismo deplorevoli e preoccupanti. Io ricordo poco tempo fa, pochi anni fa, in occasione di una partita di calcio, venne fuori uno striscione che diceva Milano meno uno, Castelvolturno meno sei. E questi meno uno, meno sei, cosa significavano? Perché a Milano avevano ucciso pochi mesi prima un extracomunitario, e perché a Castelvolturno erano stati ammazzati sei lavoratori extracomunitari. E allora lo striscione diceva meno uno, meno sei, che ci siamo liberati di sette poveracci, di sette indesiderati. La mia storia inizia nel 1938. Io nel 1938 avevo 10 anni. Vi leggo un video, che proprio è la partenza di questa storia. Regio decreto 5 settembre 1938, anno sedicesimo dell'era fascista, perché come molti di voi probabilmente sapranno, durante il fascismo, oltre all'anno, bisognava segnare l'anno dell'era fascista. Il fascismo si era imposto in Italia nel 1922, quindi nel 1938 eravamo al sedicesimo anno. Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della nazione, re d'Italia e imperatore di Etiopia, visti in questo numero di articoli della legge, della Costituzione, articolo 2, decreta: alle scuole di ogni ordine e grado non potranno più essere iscritti alunni di razza ebraica. Questo rito ha modificato la vita di tutti noi, la vita di tante famiglie, e assieme ad altre leggi che sono poi seguite a questa hanno modificato l'esistenza ed hanno segnato il tragico destino di tante famiglie. Per me cominciò allora nel settembre del 1938. Io vivevo a Napoli, in una famiglia tranquilla, normale. A casa noi eravamo 5 fratelli, 5 maschi, io ero il terzo, quello di mezzo. Avevo fatto la quarta elementare, avevo fatto insieme la quarta e la quinta, perché volevo con l'anno scolastico 1938-39, volevo andare a scuola con i fratelli maggiori, come si è fatto? Uno vuole andare con i fratelli più grandi, più piccoli, uno di quelli tratta da Montiosetti. E quindi avevo fatto il salto, mi preparavo per andare a scuola, quando nostra madre e nostro padre ci chiamarono e ci dissero: voi non potete più andare a scuola perché è venuta fuori questa legge che impedisce ai bambini di razza ebraica di non poter più frequentare le scuole. La mia reazione è quella dei miei fratelli, io ricordo la mia, mi mise a piangere. Mi sembra una cosa abbastanza normale, il pianto spesso è necessario perché è liberatorio, è
in quel momento credo che un bambino di 10 anni non poteva avere la sensazione, perché non poteva neanche capire come potesse essere stata emanata una legge e come potesse essere successa una cosa del genere. E iniziò da allora, ma la cosa che ancora mi ferì e che ancora oggi mi ferisce di questo libro, di questa legge, è che essere indicato come cittadino di razza ebraica. Ma io, quando si parlava di razza, io ho sempre pensato che la razza riguardasse gli animali. Io sapevo, so appartenimento, io sono scolare, dirigente scolastica. Che era ammalata e quindi ha fatto il campo. Mi pare che pur appartenendo a una razza inferiore non sono stato capace di far risuscitare la divinità scolastica, però mi avete dato la voglia, la forza che ho. Dicevo per l'etichetta di razza ebraica mi ferì profondamente, perché avevo sempre pensato che la razza, si parlasse quando si diceva razza, si parlava di animali, e invece io credo di appartenere a una razza, come insieme a tutti voi, ma la razza umana, quella sì, va bene. Comunque, da allora la legge ebbe immediata esecuzione e quindi io mi trovai a 10 anni e non potevo andare a scuola. Non potevo andare a scuola significa perdere il contatto con la scuola, con i compagni, con gli amici. E quindi essere isolati, vivere, essere costretto a vivere una vita isolata in una città come Napoli, 1 milione di abitanti, di ebrei eravamo 400-500, quindi ci eravamo sparpagliati nella città, non esisteva una vita comunitaria e quindi l'isolamento era completo. Io trovai un altro compagno che aveva la mia stessa età, studiamo insieme. Adesso voi che vivete la realtà e la bellezza della scuola, che la scuola è molto bella, poi ne parleremo in un momento, ma altro è studiare a casa, in due, come si studia in due? Una volta in salotto, una volta in cucina, una volta in giardino, e poi le complicazioni che avevamo subito dopo, perché voi lo sapete, dopo ogni anno scolastico c'è la pagella, oppure allora esistevano i quadri dei risultati. Noi, non frequentando, dovevamo fare gli esami. Gli esami che facevamo noi si facevano da privatisti. La sessione privatista è sempre una sessione un po' particolare, perché vanno coloro che si sono ritirati dalla scuola, coloro che non hanno potuto frequentare, coloro che per tante ragioni non sono andati avanti con gli studi ma hanno bisogno del titolo scolastico. E quindi una sessione strana, di persone di tutte le età. Comunque noi non potevamo fare diversamente. Io nell'estate del 1939, alla fine dell'anno scolastico, io e la tecnica nella sua sezione, mi presentai gli esami sedenti al secondo, terzo palco. Ma la cosa, altro cosa che mi colpì subito, che firmando, si firmava un foglio di presenza, cioè in ordine alfabetico, vicino al mio nome o a tutto, c'era scritto un rosso di razza ebraica. E quindi questa etichetta che mi perseguitava e che, certo, indicandola nel foglio, mi metteva un po', mi segnalava agli altri compagni che c'era uno di una razza diversa. Mi sedevo ai primi banchi, c'era la dittatura del componimento, che si è sempre cominciato col termine italiano, e dopo la dittatura del componimento avevo cominciato, cominciava a scrivere, la presidente della commissione dice: dov'è Fuadi? Sono qui. No, dice, tu non puoi stare in mezzo agli altri. Tenete presente che avevo 11 anni, quindi sono 11 anni è anche un po' difficile capire certe cose. Cioè, tu ti devi alzare e devi sederti, vedi, in fondo, quel banco isolato, perché tu non puoi stare vicino agli altri. E io disciplinatamente devo dire, ho accettato, d'altra parte non potevo fare diversamente, né credo da 11 anni, per quanto
fosse abbastanza antipatico e indisponente, però non avevo la forza di ribellarmi a una cosa del genere. Voglio però dire subito, questo lo dico sempre, l'ho detto anche ieri sera nei confronti di chiesa, però mi sento doveroso da parte mia, che quella professoressa che mi ha detto, mi disse alzati e vai nell'ultimo banco, poi appena iniziamo a scrivere, a svolgere come si usa a fare gli esami, venne vicino a me, mi diede una pacca sulla spalla e mi disse fuoco tanto. Ecco, quella pacca sulla spalla ha significato per me tanto, tantissimo, tanto è vero che quando ho maturo, ha finito la scuola, io andai a cercare questa professoressa, la ritracciai e voglio ringraziarla e dirle quanto importante fosse stato quel suo colpo sulla spalla, e così scoprì che era una donna come a un certo punto avevo immaginato, una donna impegnata nella lotta clandestina antifascista, e quindi aveva una sua particolare sensibilità, non era stata inquadrata dal regime che allora era diventata. Ecco, da lì inizia una storia che parte dai ragazzi, parte dalla scuola, ma le leggi anti-ebraiche, le leggi razziste, ogni settimana, ogni 15 giorni c'era una nuova legge, e quindi furono i genitori, chi aveva un lavoro, fu mandato via, fu licenziato, uomini e donne, professori di scuola, professoresse, furono licenziate, chi lavorava in ospedale, il medico, furono mandati via, chi aveva deciso di fare la carriera militare fu costretto a restituire la divisa, a restituire la pistola di ordinanza. E guardate che io non ho fatto militare, ma guardate che per una persona che ha deciso di fare la carriera militare, cioè di servire la patria, restituire la divisa è una spesa tremenda. Tant'è vero che qualcuno non ha avuto la forza di farlo e si è suicidato. Questo è il tempo. Va bene, continuiamo. E quindi ecco che le leggi si accanivano sempre di più, e la perdita del lavoro del capofamiglia, la non poter andare a scuola, non poter andare all'università, non poter trovare lavoro, la prima cosa che provocava fu lo smembramento delle famiglie. Perché naturalmente là dove era possibile il capofamiglia andava a cercare lavoro all'estero, e così i ragazzi più grandi, non potendo studiare, non potendo fare l'università in Italia e non potendo trovare lavoro, andavano all'estero. Io cerco intanto per meglio far capire, per meglio spiegare e dire quello che è successo a me e alla mia famiglia, perché è vero che è successo poi in tante famiglie prima naturalmente che poi iniziassero gli arresti. E quindi mio padre andò a cercare lavoro in Africa, mio fratello si imbarcò per gli Stati Uniti d'America e partito da me. Ecco, guardate, nel giro di poche settimane noi eravamo una famiglia normale, tranquilla. Ci trovavamo così improvvisamente sparpagliati in varie parti del mondo. Ma si andò avanti con difficoltà, con voglia di vivere, cercando di resistere e cercando di continuare a non perdere la fiducia. Scoppiò la guerra, e quindi la guerra chiaramente non colpì soltanto gli ebrei, la guerra colpì tutta la popolazione. Napoli è una città che ha subito 150 bombardamenti, quindi una delle città più bombardate. Ma essere rimasti a Napoli poi alla fine ha significato la nostra fortuna, perché Napoli è stata bombardata e per fortuna non siamo stati colpiti dai bombardamenti. Però cosa è successo a Napoli? È successo che Napoli è stata liberata qualche giorno prima di quello che era previsto. O meglio, dopo l'8 settembre, ecco qui facciamo un piccolo passaggio storico,
l'8 settembre del 1943, come forse avete studiato i libri di storia, l'Italia chiese l'armistizio per uscire dalla guerra e non riusciva più a sostenere. I tedeschi, i nazisti, quindi presero il comando della guerra in Italia da Napoli su, perché fino a Napoli l'Italia meridionale, la Sicilia era stata liberata dalle truppe anglo-americane e da Napoli su era sotto il dominio tedesco. Avevo dalla Germania l'ordine che tutti gli ebrei dovevano essere arrestati e trasferiti nei campi di concentramento. Campi di concentramento, quindi campi di concentramento per dove venivano concentrati. Quei campi di concentramento erano l'anticamera dei campi di sterminio. A Napoli avvenne alla fine del settembre 1943 il primo atto di partigiano, la prima rivolta popolare contro il governo occupato tedesco. Il popolo napoletano si ribellò con i mezzi, con le armi che aveva a disposizione, con le pietre, con i legni, con qualsiasi mezzo che poteva avere. I tedeschi lasciarono Napoli 4-5 giorni prima quanto fosse la prevista, e gli americani, le truppe inglesi americani davano a Napoli 4-5 giorni. Quella fu la nostra salvezza, perché se non si avessero già andato in qualche giorno, avrebbero naturalmente iniziato gli arresti partendo da Napoli. E invece tenete presente le date, gli americani sono entrati a Napoli il 1 ottobre, a Roma dopo 15 giorni, il 16 ottobre, le truppe tedesche sono entrate nel quartiere abitato prevalentemente da ebrei e hanno deportato in quella, andavano la mattina alle 4 e caricando sui camion 1022 cittadini italiani di religione ebraica di tutte le età, il più piccolo aveva 2 mesi, il vecchio aveva 94 anni, li caricavano sui camion e li portavano nei campi prima di concentramento e poi di sterminio. Questi 1022 ne tornavano soltanto 18. Ma non finì lì la deportazione da Roma, adesso qua c'è nato Roma e quindi me la completo subito. Oltre ai 1022 che furono arrestati in quella tragica mattina del 16 ottobre 1943 ad opera delle truppe tedesche, delle truppe naziste, nei mesi successivi dell'occupazione di Roma furono arrestati altri 1000 cittadini di religione ebraica che si erano più o meno nascosti nelle varie parti della città, e questi 1000 sono stati arrestati non dai tedeschi, sono stati arrestati dalle truppe fasciste italiane, dai fascisti repubblichini che li consegnavano poi ai tedeschi. E queste persone, diciamolo chiaramente, non dobbiamo nasconderci le cose, dobbiamo avere il coraggio di Dio, queste persone che hanno denunciato e hanno consentito l'arresto di questi 1000 erano anche loro italiani, e facendo questo hanno ricevuto anche un compenso, perché per ogni ebreo denunciato e consegnato ai tedeschi riceveva una compensa di 5.000 lire. Guardate che 5.000 lire è una cosa giusta. Per una donna il compenso era inferiore, per un bambino era soltanto 2.000 lire. Quindi c'è gente, e queste, qua parliamo di gente, parliamo di persone, queste persone sono state il vicino, il portiere, l'amministratore, il saloniere, non si sa, perché poi nessuno di loro, finita la guerra, si è scoperto, si è saputo, perché una volta fatta la denuncia e consegnato ai tedeschi, probabilmente riceveva la ricompensa, si è arricchito e non ha certo mai avuto nessuno il coraggio di dire io ho fatto questo grande errore, ho questo rimorso sulla coscienza. Questo ve l'ho detto perché è giusto dire, è giusto ricordare queste cose, perché noi siamo qui a Nardoni, ho trovato una storia particolare, una storia bellissima. E peccato che di fronte a una storia così bella che c'è stata qui a Roma, che c'è stata anche in tante altre, in tutta l'Italia, perché complessivamente gli italiani non hanno mai sentito nessun rancore verso gli italiani, i connazionali di una religione diversa.
Però ci sono stati anche questi atti, che non saprei neanche come definire. Le leggi che seguivano la scuola e l'allontanamento da tutti i posti di lavoro, però contemporaneamente erano preparatorie per poi l'arresto e il trasferimento nei campi di sterminio. Io l'ho scoperto pochi anni fa, me lo ricordavo, ma poi sapete, quando uno ricorda una cosa è diverso da quando poi uno scopre i documenti. Nel 1939 una delle nuove leggi imposte dal governo fascista, italiano, governo fascista, è che ogni capo famiglia di religione ebraica doveva andare all'anagrafe e dichiarare l'appartenenza alla razza ebraica. E quindi anche certamente anche mio padre, mio nonno, mio zio andavano tutti a fare questa dichiarazione. Ma io ancora oggi, quando mi sono sposato, quando ci si sposa bisogna chiedere l'atto integrale di nascita, cioè la copia del registro della nascita. L'atto integrale di nascita della mia nascita porta una scritta di razza ebraica, perché quello resta. Se chiedo naturalmente un certificato di nascita, ogni certificato di nascita viene uguale a quello di ciascuno di voi. Ma il mio grande dolore, e ci ho pianto su questo, ci ho pianto perché l'ho scoperto pochi anni fa, quando morì mia madre. Io, anche perché nella vita ci sono ancora le compensazioni, hai tanti dispiaceri, tanti momenti difficili, tanti momenti belli, tante cose. Mia mamma è morta pochi anni fa, 103 anni. E quando, così come succede, noi cinque abbiamo preso un po' le carte che aveva lasciato, io ho trovato il certificato di nascita di mio nonno. Guardate, io credo che, come tutti voi, ho sempre considerato il nonno una persona un po' particolare, insomma. Chi non è legato ai nonni? E quindi il nonno per me era il nonno. E io quando ho trovato il certificato di nascita di mio nonno, mio nonno era nato nel 1885 a Livorno, quando non c'era l'unità d'Italia, lui era nato sotto il Granducato di Toscana. Sul certificato di nascita di mio nonno c'è l'aggiunta di razza ebraica. E allora io perché ho pianto? Ho pianto perché appunto mi è tornato in mente mio nonno, questa figura per me così tanto amata, facendo poi conto che mio nonno è l'età che ho io oggi. E l'idea che mio nonno sia stato costretto alla sua età, lui camminava con bastone perché allora si usava molto a una certa età, un po' per mezzo, un po' forse si era più deboli, usare il bastone. Mio nonno proprio così, anziano, col bastone, ha dovuto andare nell'ufficio comunale dell'anagrafe di Napoli, dove so com'è triste, grigio, ha dovuto cercare l'ufficio per dire dov'è l'ufficio perché io posso dichiarare di appartenere alla razza ebraica. Ecco, mi è sembrata una cosa così mortificante che quando ho visto questo non ho potuto fare meno di i piani ci sono, era giusto che fosse così. Ma io non so se qualcuno si sarà anche chiesto come mai noi dopo tanti anni veniamo a parlare. Io vi dirò che per molti anni noi non abbiamo voluto parlare di queste nostre vicende. Noi pensavamo che fossero fatti che erano successi a noi che interessassero solo noi, che non potesse interessare gli altri. E quindi per 50 anni noi non abbiamo voluto parlare. Ma c'è anche una ragione, perché era difficile parlare. Si veniva presi dalla commozione, c'è chi mentre cominciava a raccontare poi si commuoveva. E allora tenemmo tutto per noi, come quasi ci fosse un desiderio di rimuovere dalla nostra mente i ricordi di quel periodo così triste. Poi invece negli ultimi 20 anni, diciamo, molti di noi, molti, pochi che siamo rimasti, perché poi gli anni passano e quindi senza per legge naturale ogni anno siamo sempre di meno, e soprattutto non tutti abbiamo la forza di girare e di venire a Nardò.
dopo o in altre città d'Italia per raccontare questi episodi. Ma l'abbiamo fatto e lo facciamo perché riteniamo doveroso trasmettere a voi questa nostra trasmetterla a voi, perché il razzismo è una brutta vista. Noi ancora oggi abbiamo degli episodi di razzismo, e io quando mi rivolgo a voi giovani dico: siate vigili, ribellatevi, perché il razzismo è un male pericoloso ed è un male contagioso. Il fascismo fece del razzismo uno dei suoi cavalli di battaglia. Prima degli ebrei il fascismo iniziò a essere razzista in Africa, perché il fascismo occupò l'Africa, occupò l'Etiopia, e la storia ci ha lasciato degli episodi di razzismo tremendi compiuti dai fascisti in Etiopia, cioè gli italiani, quindi lì non c'entravano i tedeschi. Mi ha già fatto molto male, io stamattina sentendo... Io mi sveglio presto la mattina, se sento le notizie per radio, e ho sentito che ieri ci sono state delle dichiarazioni di uomini politici che hanno detto che in fondo il fascismo non ha fatto nulla di male. Sì, c'è stato, dice, qualche cosa con gli ebrei, però dice, il fascismo ha fatto anche tante cose buone. Ecco, quando a distanza di 90 anni si viene a giustificare certe cose, e allora dico, con maggiore ragione io dico: stiamo attenti, state attenti voi e ribellatevi quando volete. Molte volte andando nelle scuole io spero che anche oggi, quando io ho finito, alcuni di voi, molti di voi, faranno qualche domanda anche per capire meglio forse quello che io non sono stato capace di dire. Ma molte volte io ho ricevuto tante domande dalle scuole, quelle che mi hanno più colpito innanzitutto, mi hanno stato chiesto, spesso mi viene chiesto se io odio i tedeschi e se io ho mai pensato di vendicarmi. Ho sempre risposto che la vendetta è un brutto sentimento, e quindi è un brutto sentimento che io non accetto. Ho anche detto che parlare di tedeschi genericamente non è neanche giusto, perché i tedeschi di allora erano nazisti, i tedeschi di oggi sono la terza generazione. Però io dico che io mi sto vendicando. La mia vendetta è questa: venire oggi, a distanza di 75 anni, venire oggi qui a Nardò, come la prossima settimana andrò in provincia di Potenza, e poi andrò altrove, tutta una serie di inviti che ho ricevuto, venire qui e poter parlare a voi liberamente, con tono credo fermo, mantenendo nel mio intimo la commozione che provo. Devo dare il libro, non so la parte. E poter venire qui a parlare a voi liberamente in un ambiente sereno, e poter dire anche questo, perché anche questa è una domanda che mi è stata spesso rivolta, cioè, ma tu come hai fatto poi dopo avere voglia di riprendere, di vivere? E io ho trovato la forza, ma forse la forza maggiore, l'incoraggiamento maggiore l'ho trovato nell'interno della mia famiglia, e questo lo voglio, mi piace ribadirlo, perché la famiglia è molto importante. Io credo che veramente nella famiglia abbiamo trovato, ci siamo trasmessi vicendevolmente la forza per affrontare e per superare quei momenti difficili. Quindi la famiglia la considero un sicuro posto, un porto sicuro. La famiglia non mi tradirà mai. In famiglia ci possono essere dissapori, ci possono essere discussioni, contestazioni, ma la famiglia è quel posto dove non sarete mai traditi. Io non vorrei aggiungere altro, mi dispiace solo, anzi vorrei chiedere scusa
perché io sto molto bene con voi giovani. Io, una delle mie soddisfazioni, come dicevo, è proprio di venire a parlare con i giovani, perché stanno con loro. Intanto, io, a me mi hanno rubato 5 anni di scuola, io ho subito un furto. Mi hanno rubato 5 anni di scuola, quei 5 anni nessuno me l'ha mai restituito. Oggi io quando vengo a parlare con voi, voi siete tutti degli ultimi anni di scuola, ma anche quando vado a parlare con i più piccoli, io mi sento come se stessi recuperando degli anni di scuola che mi sono stati rubati e che nessuno mi ha mai restituito. E che è una ferita che sento immaginata, ma che la sento in cuore. E allora dicevo, vi chiedo scusa perché in fondo quando sto con i giovani vorrei parlare soltanto di cose belle, di cose divertenti, di musica, di partite di calcio, di qualsiasi cosa, anche di cose interessanti, perché poi con voi giovani non è vero che si parla soltanto di cose futili e di poca importanza, si parla anche di discorsi molto, molto seri, molto impegnativi. Vorrei allora lasciarvi con un ricordo bello, che ricordo anche quello molto spesso, ed è quando nell'ottobre del 1943, che passati 5 anni, Napoli era stata liberata e quindi io tornavo a scuola. Avevo finito tutto il ciclo delle medie del ginnasio, io dovevo fare il liceo, io ho fatto il liceo classico e quindi sono tornato, dopo 5 anni sono tornato in una classe. E vorrei dire l'emozione di quel giorno, di entrare in una classe dopo 5 anni con tutti i nuovi compagni, perché i miei degli elementari avevo perso completamente di vista, né loro avevano mai cercato me. Entrare in una classe, l'aula, la lavagna, la cattedra, i banchi, io andai a sedere a quello abituale, secondo o terzo banco. Poi c'è stato il momento dell'appello. Il momento dell'appello è stato bellissimo, perché quando è stato il professore chiamò il mio nome, fu a Ugo, io ebbi un attimo di perplessità. Io me lo ricordo, sono stati 10 secondi, 5 secondi, io non lo so, ma pochissimo. Ma ricordo benissimo che non ho risposto subito all'appello presente. Io ho avuto un momento di perplessità, forse perché pensavo che dopo aver detto fuoco ho chiesto di razza ebraica. E allora ho aspettato un attimo, un momento di sbandamento, poi ho risposto presente. Ho risposto presente con fermezza e lo ricordo e ho voluto raccontarlo perché evidentemente ho capito che in quel momento io riacquistavo la mia libertà, ma soprattutto io riacquistavo la mia dignità di uomo. Vi ringrazio. Cioè faccia un'analisi, un esame
dica, ma è possibile che nel mondo possano accadere cose simili? Eppure accadono ancora, perché il razzismo non è una cosa che riguarda quel momento, ma riguarda ancora, non so, avete sentito sicuramente, no? I due bruciati sono morti, che non si sa come sono morti. Pensate che quello non è razzismo. Cioè, rendete conto che in ogni, ma anche a scuola alcune volte ci sono ragazzi che non sempre sono carini con altri che hanno difficoltà, che magari si trovano in momenti difficili. Cioè bisogna essere sempre disponibili, cioè dentro bisogna avere l'amore per l'altro. Cioè io ritengo che l'unica cosa che ci può aiutare in qualsiasi momento della nostra vita è di sentire che per gli altri c'è l'affetto, la solidarietà, l'amore e il rispetto, cioè non fare agli altri ciò che non vorremmo fosse fatto noi stessi. È uno dei principi cardini della religione cattolica, ma è uno dei principi cardini di tutto il mondo. Cioè perché io, se riesco ad essere onesto con gli altri, con me stesso, lo sarò anche con gli altri. Mi dispiace, ma è proprio, cioè è impossibile oggi parlare. E poi la cosa che più mi ha colpito e che secondo me tutti voi dovreste fare un'altra riflessione è la scuola. La scuola, no? Signor Fa diceva, io ho perso 5 anni di scuola. Cioè voi a volte dite, che ci fate a fare? Che ma sempre la scuola così, ma sempre. Allora, vedete come la scuola è fondamentale. Non la scuola soltanto come studio, perché poi uno può anche studiare a casa, può andare a studiare, andare a fare gli esami e poi praticamente essere presso la classe successiva. Questo è possibilissimo. Lo studio è anche privato. Qui invece si parla di scuola, cioè la scuola vuol dire stare insieme, vivere insieme, avere rapporti sociali con gli altri, che sono quelli che ci fanno crescere e maturare, che ci fanno diventare grandi. Quindi la scuola che è sia dal punto di vista della formazione, cioè dello studio, ma anche dal punto di vista educativo. Forma il nostro carattere, forma il nostro pensiero, ci fa diventare grandi. E oggi è importantissimo che ognuno di noi abbia non solo competenze, ma abbia dentro un senso di comunione, di conoscenza, di socializzazione con gli altri, con i propri, per crescere insieme in una società che ha bisogno di giovani, ma di giovani che siano consapevoli di quello che li aspetta. Un futuro che non sarà sicuramente semplice e facile, ma che se ci formiamo probabilmente affronteremo con più impegno e senso di responsabilità. Spero che, ecco, lo so.
sapete, fino alla fine, ragazzi, se c'è qualche domanda che il professore vi chiedeva, magari e così può delucidare qualcosa, Isabella, se tanto tu sei abituato a recitare, quindi problemi di pubblico non ce n'è, vedete? Questa è una cosa importante, Isabella, lo sapete che fa parte, come avete sentito Giuliano, della nostra compagnia teatrale, ma anche il fatto che lei faccia una domanda, perché io sono convinto che molti di voi potrebbero fare una domanda, ma non la fanno perché si vergognano, il teatro non la fa vergognare. Vai, Isabella. Ha mai rinnegato la sua religione, o comunque ha mai pensato che sarebbe stato meglio nascere cattolico, cristiano, ovviamente in tutti? No, non ho mai rinnegato la mia religione, non ho mai rinnegato le tradizioni della mia famiglia, non ho mai pensato di essere superiore a nessun altro, ho pensato di essere uno come voi, con la differenza che le volte che avevo desiderio di andare a pregare, invece di andare in chiesa, andavo in sinagoga, perché la differenza nella pratica religiosa è questa. Voi la domenica andate a messa, chi di noi vuole andare a pregare va in sinagoga, il sabato. Quindi io non ho mai pensato che sarebbe stato meglio che fosse diversamente, un pensiero che non mi è mai neanche imparenato. So che essere nato ebreo mi è costato a me, alla mia famiglia, il prezzo che abbiamo pagato. Sono contento, non orgoglioso, perché non c'è da essere orgoglioso di questo. Grazie. Catastrofiche,
poteva essere una lettera scritta da mia madre ricoverata in un manicomio, non si sa dove, e lui ha detto che per due ore non c'era sentito di aprire quella lettera. E quando ha aperto la lettera, per fortuna, ha avuto buone notizie di tutti noi, fratelli, zii e nonni. Poi dopo, purtroppo, ci sono state notizie non buone di altri parenti che vivevano in altre città d'Italia. Ecco, poi la famiglia si è ricomposta sempre fino a un certo punto, perché mio fratello poi è rimasto definitivamente in America. Poi che abbia fatto la sua fortuna, no? Però lui sempre è rimasto staccato mentre noi siamo rimasti. Per nostra fortuna siamo rimasti sempre molto legati e ancora oggi abbiamo mantenuto l'abitudine che come lui è il fratello maggiore e il fratello più grande, noi vero siamo tutti vecchi ormai anche noi, ma noi ancora oggi, ecco l'importanza della famiglia. Quando dobbiamo prendere una decisione di una certa importanza, noi consultiamo il fratello maggiore. Se posso fare strano, ma è così. Grazie. Allora, faccio una domanda che può essere scontata, ma lei provava odio per i tedeschi, per i nazisti? Provava odio per i tedeschi? No, non è una domanda difficile perché mi sembra una domanda ovvia e io devo dire sì, io ho provato odio per i tedeschi. In quel momento, ma la cosa più triste, ecco, approfitto di questo per dirvi, ecco, cosa le leggi anti-ebraiche hanno portato. Io ho odiato anche gli italiani, io ho odiato il mio paese. I tedeschi li ho odiati perché li ho conosciuti direttamente da nemici e quindi li ho odiati. Io ho viaggiato tanto, ma in Germania non ho mai voluto andarci, anche se li conosco, ho amici tedeschi, perché oggi sono tedeschi di terza generazione. Ma approfitto per dire proprio questo, che la cosa più triste è quello di essere stati considerati non più italiani e quindi a un certo punto di aver odiato anche il proprio paese. Noi, io lo devo dire, lo devo confessare, quando c'è stata la guerra, per noi ogni sconfitta dell'Italia, per noi è una soddisfazione. Noi desideravamo che l'Italia fosse sconfitta. Ma perché? Perché avevamo capito che se l'Italia e la Germania vincevano, il gioco era fatto. E quindi sarebbe stata la nostra fine. Ma guardate che è una cosa, è un processo che parte, quello di sentirsi dire non siete italiani, non siete degni di servire la patria. Infatti gli ebrei non potevano più fare il servizio militare. Io che nella mia famiglia avevo sempre sentito parlare della patria, di zii, di cugini, abbiamo in famiglia una medaglia d'oro, una medaglia di bronzo, cugini morti a fronte in una delle guerre di indipendenza, e poi invece improvvisamente sentissi dire non siete degni di chiamarvi italiani, e a un certo punto si parte un processo terribile per alcuni anni ho il proprio paese. Paese che io ho amato fino a un certo punto e che amo tantissimo tutt'oggi, non credo. Grazie della domanda. Non vuoi il microfono? No, volevo chiedere. Fai finta di niente. Grazie, posso. Come mai non vengo più a celebrare le giornate che si celebravano a Napoli un tempo? C'erano delle giornate che si celebravano a Napoli. Delle ricordo. Vabbè, volevo anche chiedere da una parte come ha fatto lei a scappare da tutto questo, senza salvarsi. Ma lui non è stato. Dunque, per quanto riguarda le giornate di Napoli, risulta che a Napoli, che le quattro giornate di Napoli vengono ogni anno celebrate. La rivolta del popolo napoletano contro i tedeschi, che è stato il primo atto di ribellione, viene celebrato tutti gli anni, anzi, io so che uno dei quattro giorni è obbligatorio anche l'esposizione della bandiera.
Quindi vengono ricordate queste quattro giornate come un fatto molto importante nella nostra storia.